tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video dei preferiti del mese. Siamo ai preferiti del mese di marzo. Partiamo subito dalla categoria beauty, che ho preferito e che ho adorato in questo mese. Come preferito beauty, vi voglio parlare di questo prodotto qui. Questa qui è una maschera viso, una maschera in tessuto. Si chiama la marca Ella Fair. Io l'ho ricevuta grazie a una collaborazione con una pagina Instagram che si chiama Beautitude, e loro appunto mi hanno omaggiato, hanno scelto loro quale prodotto inviarmi e hanno scelto di mandarmi questa qui. Allora, questa qui si chiama la Wrinkle Filler Mask. È una maschera che va a lenire il viso, a levigare il viso, e va a riempire appunto quelle rughette che appunto si creano sul viso. Infatti dovrebbe avere un effetto di riempimento. Io l'ho utilizzata e mi piace tantissimo. L'ho utilizzata appunto quando ho fatto la mia skincare un po' più ricca, e mi è piaciuto un sacco perché effettivamente una volta tolta la maschera avevo la pelle innanzitutto liscissima, e molti pori che avevo erano molto più minimizzati, le rughette di espressione sotto l'occhio erano quasi impercettibili. Effettivamente va a riempire, va a levigare un po' la pelle. Mi è piaciuta tantissimo. Io era la prima volta che utilizzavo le maschere in tessuto e devo dire che sono rimasta davvero molto molto soddisfatta. Spero di poter continuare con questa collaborazione. Dovrebbero inviarmi anche altre maschere, non vedo l'ora di provare altre. E appunto questa qui, vi ho detto già la marca, si chiama La Fer, ce ne sono un sacco. Queste qui sono tipiche coreane, infatti le maschere migliori in tessuto sono appunto quelle coreane. Infatti sul retro c'è scritto tutto in coreano e mi piace un sacco. Va applicata sul viso dopo averlo struccato, deterso, e si tiene in posa circa 15-20 minuti. Io l'ho tenuta finché appunto non si è assorbito il prodotto e finché non è diventata, diciamo, non secca ma quasi, dopodiché l'ho tolta. E la pelle è anche molto più luminosa, l'ho trovata, ma appunto mi è piaciuta un sacco, quindi preferito del mese, Beauty è lei. Per quanto riguarda invece i prodotti make-up, un prodotto che anche questo qui ho ricevuto grazie a una collaborazione e sono stra felice, è questo fondotinta di Labo Swiss, questo qui, Labo Filler Make-up, con 6 acidi ialuronici, il Soft Glow Foundation. Vi ho fatto anche un video in cui vi mostro l'applicazione, sono molto soddisfatta di questo fondotinta perché mi piace un sacco. Mi piace perché è leggero, ma è abbastanza coprente, va a coprire tutti i rossori che ho sul viso, ha un effetto glow ma non lucido, non ha un effetto completamente matte. Se vi piace l'effetto matte super super opaco, non è il fondotinta per voi, ma comunque con una cipria riuscite ad avere comunque un effetto opaco. Ha un effetto molto molto luminoso. Trovo che soprattutto quando si è appunto in primavera, l'effetto troppo opaco a me non piace molto. Mi piace molto di più l'effetto un po' più luminoso, e questo fondotinta mi sta piacendo tantissimo. Mi dura anche un sacco, rimane tutto il giorno sul viso, non si creano soprattutto vicino al naso quell'effetto un po' di fondotinta un po' sgretolato. Questo qui invece rimane bene fisso sul viso, è molto leggera come consistenza, si applica molto molto bene, trovo che sia molto molto buono. Io lo sto adorando questo fondotinta, sto utilizzando solo lui, l'adoro. Altro preferito del mese è un blush. Questo qui è il blush di Puro Bio che ho acquistato da poco, ma sto utilizzando tantissimo. Questo qui è il numero 04 della collezione Bellezza. Come vedete, questo colore terracotta, ed è molto molto bello, ha un effetto bellissimo sul viso, davvero pelle sana, è abbastanza pigmentato ma sfumabilissimo, questo color corallo terracotta molto molto bello. Il prodotto si può anche togliere dal pottino e mettere all'interno di una palette, e mi piace un sacco, mi piace davvero tanto. Per questa stagione trovo che sia davvero perfetto. Ci sono 4 colorazioni, io ho scelto la più scura ed è bellissimo, lo sto utilizzando davvero tutti i giorni perché trovo che sia molto molto bello. È il mio blush del momento. Per quanto riguarda invece gli accessori e abbigliamento, come accessorio
più che altro accessorio questo mese, sto adorando, perché l'acquisto che ho fatto questo mese, questi occhiali. Sono degli occhiali, sono dei Ray-Ban, come vedete, non so se si vede, sono specchiati in oro rosa, la montatura appunto in oro. Li metto, li indosso per farmi vedere un po' l'effetto. Mi piacciono da morire, sono bellissimi, sono molto leggeri, sono molto estivi, poi questo effetto specchiato ci sono un sacco, e poi rosa, sono bellissimi. Non so se si vede bene dalla telecamera, forse sembrano un po' più scuri, ma in realtà è un rosa molto molto bello e li sto adorando. Per quanto riguarda serie TV, film, serie TV sono sempre le stesse, però per quanto riguarda il film, questo mese, come tutte le ragazze, penso, d'Italia e del mondo, ho visto La Bella e la Bestia, quindi è stato lui il mio preferito, il mio film preferito del mese, l'ho amato, è praticamente identico al cartone, la scena del ballo è identica, è tutto identico, mi sembrava di rivedere il cartone, la scena dove Gaston canta, è uguale, Lumiere, cioè è solo praticamente è identico al cartone, praticamente preso e copiato, fatto a film, ed è stato fatto davvero molto molto bene, mi è piaciuto un sacco, quindi è lui il mio preferito, il mio film preferito del mese. Per quanto riguarda i canali, questo mese ho visto parecchi video di Eleonora Manni, che tra l'altro saluto, è una ragazza che io seguo sempre, con cui ogni tanto mi sento, sicuramente la conoscerete, è molto più seguita di me e mi piace un sacco, fa spesso dei video anche con The Queen Bee Giulia, loro sono molto amiche, però io con Eleonora ho un rapporto un po' più insomma, amichevole, ecco, ogni tanto mi ci sento, infatti mi piacerebbe un sacco conoscerla, e quindi lei. Per quanto riguarda invece le canzoni del mese, allora questo mese le canzoni che ho ascoltato tanto, ve le faccio ascoltare. Come sapete io adoro la musica, insomma sono sempre alla ricerca di canzoni nuove. Tra le canzoni che questo mese ho ascoltato, allora, è la canzone che sta spopolando un sacco in questo periodo, forse la canzone più famosa in questo momento, ed è Despacito, quella di Daddy Yankee, ed è molto molto famosa, ve la faccio ascoltare, ma penso che la conosciate tutti, però io ve la faccio ascoltare, faccio sentire il ritornello. Oh yeah, ya me sta gustando más de lo normal, todo mi sentito va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Immagino che la conosciate. L'altra canzone che mi sta piacendo tantissimo è la canzone di Bianca Stay, Ora esisti solo tu, ed è bellissima. Ve la faccio ascoltare, vi faccio sentire sempre il ritornello. Voglio fregarmene di tutto ciò che puoi, dirà la gente. Ma ti rendi conto, amore, che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola. Insomma, sono loro le canzoni che questo mese ho adorato, insieme a tante altre, però le mie preferite sono loro. Che altro dirvi? Nulla, questi sono i miei preferiti del mese. Spero di avervi tenuto compagnia, spero che come sempre vi sia piaciuto il video. Vi chiedo anche un'altra cortesia, se vi va. Mi piacerebbe un po' interagire di più con voi, se vi va di commentare, di dirmi la vostra, anche di dirmi quello che pensate, di dirmi quale video vi piacerebbe vedere. A me farebbe davvero un sacco piacere. Seguitemi anche su Instagram, sul mio canale, sulla mia pagina Instagram rosellino88, e lì sono abbastanza attiva, tra storie, insomma, foto, un po' di tutto. E nulla, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao.